Siamo presenti con alcune nostre cooperative e alcuni nostri progetti, in particolare le cooperative della nostra rete che operano sull'area infanzia, minori e adolescenti sono in Corso della Repubblica, credo, in questo momento, insieme al Centro Famiglie, e stanno facendo, come dire, attività di animazione varia e variegata sul tema infanzia, bambini, adolescenti, giovani. E poi, in relazione ad alcuni progetti che stiamo portando avanti, che provano a avviare progetti di cooperazione sociale su mercati nuovi, siamo presenti con l'Ape Bianca da qualche parte, non li ho ancora visti dove sono. Per cui si può mangiare lì, alcuni progetti legati a laboratori di cucina che riguardano ragazzi disabili. Diciamo che siamo presenti con una serie di nostre attività, ecco, varie, variegate. La cosa interessante è che il tema di quest'anno si sposa esattamente con i principi che voi state portando avanti da diverso tempo, quindi i legami, la ripresa di quelle che sono le relazioni. È vero, siamo molto contenti di questo. Ci piace pensare che, come dire, l'idea del welfare che abbiamo, quindi un'idea, come dire, molto legata non a servizi asettici, ma a una relazione che si costruisce con gli utenti, con le famiglie, ma anche col territorio, con la comunità, sia una delle chiavi di lettura e una delle chiavi di volta per provare anche, come dire, ad affrontare questa crisi. Che il tema innovazione sia declinato, oltre che dal punto di vista tecnologico, anche sulla relazione, io credo che sia una cosa molto interessante e su cui continuare a lavorare, ecco. Parliamo proprio di sostenibilità, una battuta al volo su come nel proprio piccolo si potrebbe agire per invertire una tendenza. Allora, io penso che, e qui cito un economista, Becchetti, che ha scritto recentemente un libro la cui sintesi è, occorre, come dire, considerare il valore che abbiamo attraverso che hanno i nostri consumi. Lui usa, nei suoi interventi la relazione del votiamo con il portafoglio. Ecco, io credo che se ciascuno di noi, nei suoi comportamenti minuti, quotidiani, più abitudinari, come dire, scegliesse di orientare i suoi consumi verso quelle forme di impresa, quei servizi, quelle organizzazioni, quelle realtà, quelle proposte di consumo consapevole, sostenibile, ambientale, fortemente comunitario, ad alto valore razionale, ecco, potremmo, come dire, orientare un'economia un pochino più sana e un pochino più buona, non nel senso caritatevole, del termine, un'economia un po' più buona che, come dire, poco ha a che fare con la deriva finanziaria che, insomma, ci ha consegnato una situazione non proprio esaltante.